Per me il problema, quello che si capisce benissimo da questa storia, ma come da tante altre, è la mancanza della certezza della pena. Perché in Italia la gente viene condannata a 18 anni, deve fare 18 anni, dopo 9 non possiamo, 16 perché, e a 9 scatta perché la libertà possiamo, perché ha scritto quanto la lettera bella in cui si sente pentita. Ma di che secondo lei quanto sono lunghi i 9 anni? Saranno sicuramente lunghissime, però è andata molto peggio per la persona che è morta. Beh, certo. Cioè, questa non è una cosa casuale, non lo so, è scivolata perché gli ho picchiato contro senza volere. Cioè, questo è un omicidio. E sì, non possiamo pensare che fra le depenalizzazioni, noi abbiamo un Parlamento dove era stato anche proposto, poi per fortuna non è passato, se uno leggeva 2 libri, 3 libri all'anno, gli togliamo dei mesi di galera. Cioè, questi non sono i percorsi per reinserire la gente all'interno della società, perché è giusto che la galera dovrebbe essere un posto dove comunque reinserire le persone, perché se le lasci lì e dopo escono peggio di prima o fanno conoscenze peggiori, come abbiamo visto in molti casi, non serve a niente se non peggiorare. Ma non penso che ora vengano fatti questi percorsi. Però, insomma, lei dice, ragazza era stata 16 mandata anni, fuori sono e non 16 era controllata anni, se, non avesse, sì, se non avesse cioè, postato regime le foto non ci fosse stata. No. La polemica probabilmente era ancora il regime avrebbe continuato. Certo. Ecco.